Intervenuti, stasera parliamo di Uno Bianca, parliamo di un libro che è questo, che è, stato, è uscito da poche, da poche settimane. Si chiama Uno Bianca e me Nere. Abbiamo qui Antonella Beccaria, che è l'autrice. Il libro è di eh, stampa alternativa ed è un libro che ci fa, ci fa molto piacere presentare qui stasera perché eh, è un libro in controtendenza su una tendenza che, che a me personalmente piace molto poco, cioè c'è nell'aria una, una sorta di incomprimibile voglia di, di mescolare tutti i fatti, di, di creare un effetto frullatore su tutte le questioni che andiamo vivendo, sui fatti criminali, politici, sociali che viviamo, di creare nella testa di noi cittadini una specie di minestrone unico di Melma nella quale i fatti poi finiscono per perdere i contorni, e i loro, i loro i tratti caratteristici e ciò che permette di dare a loro un significato e un, senso, e un senso storico. Ecco, questo è un libro che va esattamente nella direzione opposta, è un libro che eh, nasce da una ricostruzione giornalistica puntigliosa, dettagliatissima, delle vicende terribili che hanno contrassegnato quegli anni, gli anni di Uno Bianca. Ed è un libro che mette in fila i fatti, ne parleremo stasera. E se lo leggerete, lo vedrete perché finire quando abbiamo finito questo libro, parlavamo in libreria, è stata, siamo rimasti tutti abbastanza, abbastanza agghiacciati, abbastanza inquieti. È un libro quindi che si infila in uno stile giornalistico alto, direi, perché mettere in fila i fatti in questo modo le circostanze significa. Poi creare a noi lettori la possibilità, la capacità di, di trarre le conclusioni. Antonella non, non, non crea delle tesi in questo libro, si limita, ripeto, a enunciare una serie di fatti, a metterli lì in modo direi inoppugnabile, perché sono fatti documentatissimi, e a creare, e a creare in tutti noi il senso che qualcosa di, che va ben oltre l'impazzimento di una cellula di matti è successo in quegli anni, qualcosa che si collega a fatti molto più ampi. Quindi lo scopo dichiarato di Antonella Beccaria scrivendo questo libro è quello di tornare a parlare di una vicenda che c'è stata abbastanza fretta di sotterrare sotto il tempo che passa innanzitutto e sotto gli atti giudiziari. C'è Andrea Purgatori che ha scritto la prefazione in questo libro, che dice una cosa molto bella in questa prefazione, dice che un paese che si accontenta della verità giudiziaria è un paese che ha scelto di convivere con le ombre, con i fantasmi e con gli scheletri negli armadi. Ed è credo, molto vero, è un passaggio molto bello, mi pare molto vero. Eh, accontentarsi: ecco, questo non è un libro che si è accontentato della verità giudiziaria, è un libro che ha tracciato eh, itinerari, traiettorie che ci, hanno portato, che ci portano anche in giro per l'Europa e ci portano. Per esempio in Belgio, dove la Banda del Brabante fece compì imprese molto simili a quelle dell'Uno Bianco, comunque accomunate dall'efferatezza, e dalla crudeltà, ci porta in un periodo che qualcuno eufemisticamente chiamò quello del disagio dell'arma dei carabinieri, che fu invece un periodo terrificante in cui successero cose terribili nell'arma dei carabinieri e la strage di Bagnara, morti strane, morti mai chiarite e indagini che furono messe da parte e chiuse con tantissima fretta. Ci porta su omicidi mai chiariti. Si parla dell'omicidio di Umberto Mormile che fu l'educatore del carcere di opera in qualche modo fra virgolette protagonista di un libro che abbiamo sempre presentato noi in libreria che era miserere anche quello per me è stata una scoperta abbastanza raggelante, ucciso con armi compatibili dal punto di vista balistico, per esempio, con quelle che furono usate dall'Uno Bianca. E alla fine, quindi, di questa lettura appare, appare difficile accontentarsi delle semplificazioni che sono state fatte. Eh, dietro l'Uno Bianca c'erano 5-6 pecore nere, si, si dice, si, si diceva e si dice ancora, qualche matto che ha perso la testa, oppure in modo ancora più irridente e arrogante quello che disse uno dei savi, dietro, la, dietro uno bianca c'è la targa e ci sono i fanalini. Eh, in realtà ci si interroga, leggendo questo libro, sui depistaggi che sono stati sistematici, gravissimi, conclusi in, da leggi che hanno poi evitato di risentire, di, di capire, di interrogare i testimoni che avevano in qualche modo avvalorato i depistaggi. È un libro che ti, ti interroghi sul terrore gratuito che ha apparentemente gratuito, che ha invaso le nostre strade, il nostro paese, in particolare Emilia e le Marche, e che come noto, un paese che come noto sulla tensione e sul terrore ha costruito strategie e purtroppo anche pezzi, pezzi di storia. L'effetto è molto forte, eh, nel senso che anche dal punto di vista soggettivo ti domandi, eh, ti viene, rivedi i fatti che sono accaduti, tutti noi eravamo a Bologna in quegli anni ovviamente, Rivedi i fatti che sono accaduti, ti domandi dove eri, cosa pensavi in quel momento e ti accorgi di, di, che in qualche modo il rischio, che dicevo prima, del frullatore, il rischio del minestrone sei per tutti. Quindi leggere questo libro è veramente è una cosa interessante. Non la voglio fare troppo lunga, perché eh, ci sono eh, insieme ad Antonella due eh, graditissimi e illustrissimi, illustrissimi ospiti. Voglio solo dirvi due parole. Antonella Beccaria. È, eh, persona, è scrittrice, giornalista, si occupa, ha scritto insieme, oltre a questo libro, sempre per stampa alternativa, un libro sui bambini di Satana. Si occupa di anche questo in controtendenza, anche questo in forte controtendenza rispetto al comune sentire. Si occupa di software eh, libero. Quindi anche questo libro è pubblicato con la licenza Creative Commons che quindi consente. Eh, la riproduzione del, del libro stesso senza oneri particolari, scritto, si occupa anch'essa di letteratura nera, ha un blog che si chiama antonellabeccaria.org che ha una, un, si chiama Xaran, eh, che è una parola somala, vi consiglio di andare a vedere perché il blog è molto, è molto interessante. Xaran è una parola somala che significa tutto ciò che è oscuro, tutto ciò che è nascosto. E in effetti questa, direi che la, la, la scrittura di questo libro in qualche modo si infila in questa vocazione di Antonella a occuparsi di ciò che è oscuro e di ciò che in qualche modo è nascosto. E abbiamo Simona Mammano che è agente di polizia, membro del Sciulp, esperta di letteratura nera, di letteratura gialla, fondatrice di una rassegna che inizia fra pochi giorni a Sassari sulla letteratura anch'essa autrice di, 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 di racconti, anch'essa scrittrice, ha scritto un racconto eh, che trovate in un libro che è esposto qui fuori, che ringraziamo in modo particolare perché è visibilmente provata dal raffreddore e dall'influenza. E infine l'avvocato Alessandro Gamberini, che ringraziamo tantissimo anche perché non è la prima volta che collabora con noi, abbiamo fatto insieme una lettura commentata di, delle varie sentenze sul caso Sofri qualche tempo fa. E, e oltre a un curriculum professionale che è assolutamente straordinario, è in particolare presente in questo caso perché è, è, fu il legale dell'Associazione dei Parenti delle Vittime. Io do la parola a Simona, appunto, anche perché prima facciamo farla parlare, meglio è date le condizioni, che introduce il, la serata. Grazie. Ehm... La, la mia presenza qui è più che altro una testimonianza. Io, come ha eh, già anticipato, eh, sono, sono in polizia, ma soprattutto ero sulle volanti nel periodo in cui colpivano i Savi ed ero nel, nel turno opposto a loro. Per cui io intervenivo eh, perché loro eh, facevano i loro colpi durante il loro, i loro giorni di riposo, per cui erano durante lo smontante o il, riposo, o il giorno di riposo. E uno di quei giorni coincideva invece con il mio 13-19 ed era il momento in cui di solito loro colpivano. E mi è capitato di, eh, di, 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 di essere presente e di intervenire come volante a parecchie delle loro rapine. Eh, quindi c'era un, un, un momento di emergenza, di grossa emergenza che noi vivevamo eh, come un'emergenza data da una banda, eh, una normalissima banda di, un normale, insomma, comunque una, una banda di, eh, di delinquenti. E, e quando io veni a sapere tra l'altro lo veni a sapere guardando la televisione perché dovevo montare di servizio e a un certo punto ci fu uno speciale del TG e dissero che il, avevano preso uno degli autori della, del, della banda della Uno Bianca ed era Roberto Savi quindi un mio collega, quindi un poliziotto la, la cosa più difficile fu eh, dopo a parte il, il momento difficilissimo per quanto mi riguarda, quindi personale. Però dopo eh, andare sulle volanti e, ed essere chiaramente visibile, perché ehm, io adesso lavoro in borghese, nessuno sa che sono un poliziotto, ma allora io andavo su quelle stesse volanti dove eh, per tanti anni ehm, avevano, fatto, preso servizio, avevano fatto servizio anche i savi. Eh, quindi per me era... Era, è, è stato un momento difficile e alcuni, alcuni particolari, peraltro, mi sono venuti in mente parlando con Antonella che ho conosciuto mentre stava scrivendo questo libro. E, e sono particolari che mi sono venuti alla mente e, ed erano. Mh, io avevo seppellito come sotto una forma di rimozione. Perché erano particolari importanti, ma io non me li ricordavo. Quindi, piano piano, parlando con Antonella, mi sono venute in mente tante cose che non erano ovviamente importanti per le indagini, però insomma eh, mi, mi facevano ricordare e rivivere quel periodo che io, in qualche maniera, avevo accantonato, come ogni momento difficile della propria vita. E da lì ho iniziato a, a volere mh, studiare più da vicino gli atti. Per cui con l'aiuto di Antonella, eh, con l'aiuto di Rosana Zecchi, con l'aiuto di tutte le persone che riescono e che, che possono farmi leggere gli atti, farmi capire eh, qualcosa, anche eh, le testimonianze dei colleghi, che ovviamente saranno difficili da avere, però eh, intanto qualcosa sto iniziando a muovere, bene o male, e, e cerco di capire che cosa sia realmente successo, perlomeno all'interno della polizia. È chiaro che non, eh, io non penso che non sarò mai in grado di dare una risposta se oltre a, a, queste, a queste persone ci fosse un livello superiore. Eh, questo può essere semplicemente una mia, una mia idea, eh, un'idea che mi potrò fare con il tempo, però non, eh, ho una tesi. Però non è quello lo scopo. Il mio scopo è cercare di capire che cosa è avvenuto all'interno della polizia, della mia polizia, della polizia dentro la quale io lavoro e anche per questo mi sto occupando dei fatti della Diaz, sto seguendo tutte le udienze, insomma, mi interessa cercare di andare a fondo. Quindi il libro di Antonella per me è stato, è stato come un insieme di sedute dallo psicoterapeuta che piano piano mi ha, mi, ha fatto, mi ha fatto ricordare degli episodi importanti, importanti sempre dal mio punto di vista, cioè che cosa stava accadendo in quel periodo. Il valore del libro di Antonella è anche, è anche un altro, eh, quello di aver messo insieme tanti fatti, cioè quello che avveniva oltre al, alle, alle rapine, agli omicidi. Eh, proprio strettamente collegati alla Uno Bianca, alla banda della Uno Bianca, c'è un, eh, un panorama che è piuttosto inquietante. Anche questo Antonella eh, non, eh, nel suo libro non vuole porre delle tesi, però dice: in quel momento in Emilia Romagna stava succedendo questo. E quindi sono valutazioni che leggendo quel libro poi perlomeno dà un quadro d'insieme, un, un quadro storico e questo, e questo è, molto, è molto importante. E a parte quindi questa, questa mia breve testimonianza mi interessa molto sapere eh, che cosa ci dice Alessandro Gamberini, a cui passo la parola. Dunque, grazie di avermi invitato, sono venuto molto volentieri perché um, questa, come dire, su questo processo ho speso molte energie e, ed è un processo che riguarda una vicenda che è davvero inquietante, la, uh, di cui è davvero inquietante abbandonare la memoria in qualche modo, perché è una vicenda che come dire, ha illuminato drammaticamente più cose. Io quando parlo facendo il mestiere dell'avvocato penalista... Delle possibilità degli errori giudiziari, cito sempre il fatto che per questi delitti, del, che poi furono attribuiti con certezza ai, a quel gruppo di agenti di polizia che faceva parte della Luna Bianca, eh, erano state messe in carcere, condannate in primo grado, in secondo grado, era imminente una condanna all'ergastolo una serie di persone ma non una, due, tre in processi diversi erano state condannate come rileva un'indagine che fu fatta a suo tempo da una commissione parlamentare e nel caso la, 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 questa indagine fu redatta da Antonio Di Pietro che non è certo, certo sospettabile voglio dire di antagonismi rispetto ai compiti della magistratura ben 178 persone soffrirono carcere chi più chi meno per un vicende dei quali erano in realtà innocenti ovviamente si trattava di protagonisti in qualche modo come dire segnati dal loro, dalla loro origine sociale magari erano piccoli criminali come dire soggetti indubbiamente sottoprotetti rispetto alla dinamica sociale però questo eh, ci dà l'idea eh, come dire dico sempre anche solo questa vicenda andrebbe ricordata perché eh, in qualche modo illuminò drammaticamente eh, le difficoltà in cui si muove la magistratura inquirente e spesso anche alcuni canoni di intervento errati che possono produrre appunto errori giudiziari ma ovviamente non è questo il tema di questa sera e non è questo il tema mh, che eh, vede eh, un libro scritto oggi su questa vicenda dell'Uno Bianca e che io ho apprezzato, la cui lettura ho apprezzato molto, perché mh, costringe a riflettere su un punto. Uh, che eh, a, a me, come, anche come avvocato difensore di parte civile, delle famiglie delle vittime e anche di alcuni enti pubblici, è stato molto a cuore. Perché la vicenda dell'Uno Bianca anche da un punto di vista giudiziario, poteva non concludersi, guardate bene, non pensando di poter da un punto di vista giudiziario scoprire molte altre cose rispetto a quelle che sono state scoperte, probabilmente non c'era la possibilità, ma dal punto di vista della qualificazione dei fatti noi insistiamo molto perché venisse contestata loro un aggravante della finalità di terrorismo che tra l'altro li avrebbe inseriti anche in fase di detenzione in un circuito speciale. In qualche modo al riparo di meccanismi attenuativi della pena. Eh, e questa, questa aggravante dise era disegnata, eh, come dire, sul percorso di questa banda. Che non dimentichiamoci, dall'87 al 94 compì una serie impressionante di delitti: eh, di rapine, di omicide, di assalti ai campi nomedi, di uccisioni di extracomunitari, eh, di ferimenti di soggetti con una ferocia che certamente mh, faceva pensare, fin da quando questi delitti venivano compiuti e non ne venivano scoperti gli autori, alla difficoltà di poter inquadrare i protagonisti nell'ambito di una classica banda di rapinatori, cioè la classica banda che abitualmente esprime una ferocia che è proporzionale alla, alla scelta di immunità e quindi ovviamente che a volte esiste, a volte si commettono omicidi, ma in qualche modo bilanciata sulla necessità di eh, eh, fuggire, bilanciata sulla necessità di non farsi prendere, bilanciata sulla necessità di ovviamente portare a termine la ricerca del denaro. Per la Mandelone Bianca non era così, questi omicidi erano a volte gratuiti, erano puramente espressione di un disprezzo della vita umana e di coloro che li contornavano, e la signora Zecchi ben lo sa per la ehm, vicenda che coinvolge suo marito, che non aveva niente a che vedere neppure con la dinamica del fatto, neppure con... Questa era la cosa che colpiva, ma quando emerse nella sua eh, drammaticità la ricostruzione del percorso della banda, venne fuori non tanto e non solo che il percorso della banda si iscriveva in una situazione drammatica che viveva la questura di Bologna, nel senso che venne fuori eh, ed emerse poi in un rapporto che all'epoca fece... L'allora prefetto Serra, che fu incaricato di fare un'indagine sulla costruzione di Bologna, che ovviamente, <coughs> come dire. La questura di Bologna era attraversata per mancanza di capacità direzionali, diciamo così, eh, del questore dell'epoca, comunque per una mancanza di controlli, comunque per una serie di, di, di questioni che sarebbe lungo in questa sede affrontare: mh, da eh, vicende di ogni natura. C'erano allora quelli che eh, poi. Il, come dire, chi mi sta vicino ben lo sa, perché appunto ha sofferto anche di questa sua condizione di agente di polizia illuminata da, eh, da un percorso così eh, inquietante, cioè c'erano quelli che si imboscavano col 113 eh, pur di non fare il turno, c'erano quelli che usavano la divisa per, per, per costruire truffe alle assicurazioni, c'erano quelli che... insomma, un percorso diciamo lo sfondo è questo ed è indubbio che i Savi in particolare Roberto Savi perché non dimentichiamoci che questi sono agenti di polizia non tutti collocati nella questura di Bologna nella questura di Bologna eh, è, sta il capo che è certamente Roberto Savi e di cui si potrebbe disegnare anche un'inquietante biografia e in, altre, in altri posti sta invece il fratello Alberto Savi e nella questura di Bologna oltre al capo Roberto Savi c'è Marino Chipinti c'è eh, Pietro Gugliotta e mi pare anche Vallicelli, sia della questione di Bologna. Ehm, diciamo quindi è, è, il, è uno dei punti nodali, però diciamo, alcuni di questi sono cooptati poi, come si vedrà successivamente, per, per azioni eh, specifiche, rapine, eccetera. In realtà il cuore della banda è di tipo familiare: nel senso, il cuore della banda è costituito dai Savi, e cioè da Roberto. Alberto in polizia e Fabio Sabi, che non è in polizia per puro caso perché lo hanno scartato avendo lui fatto la domanda per andare in polizia, mh, lo hanno scartato per un problema fisico. Adesso non no, ricordo, ne ecco un problema agli occhi. E, e anche questo interrogativo: perché in questa famiglia tutte e tre vogliono entrare in polizia? Guardate, mh, noi facemmo all'epoca una mh, memoria difensiva che si chiamava Non a caso banda armata in divisa. <coughs> che fu, che fu come dire, un tentativo analitico di cosa era successo e un tentativo analitico in cui coinvolgemo anche un mio amico personale che fa di mestiere l'analista documentale, quindi ci ha aiutato molto anche a illuminare i pezzi di questo percorso. E ci ha aiutato molto a cercare di capire come si collegavano alcune vicende. Per esempio nel caso dei savi è difficile parlare dei savi senza parlare della loro storia. Cioè la storia di eh, una famiglia fascista, mh, voglio dire... Mh... Non lo dico con un riferimento, a volte il termine lo si spreca e lo si usa come, dire, come epiteto offensivo. La no, famiglia fascista, che come dire, parte dal nonno che un, ha fondato i fasci di combattimento a Piacenza, giunge al babbo, militante della Repubblica Sociale, indicato come un protagonista aguzzino della Repubblica Sociale, giunge ai figli, che è quel che conta, perché non è che scarichiamo su di loro le responsabilità dei padri, e semmai sono stati talmente feroci che potrebbero lamentarsene i padri, ma... Eh, giunge ai fili perché Roberto Savi è in realtà eh, giu, milita fin da giovane in, in, nel fronte della gioventù di Rimini e milita in un'organizzazione un, un che è sì del tutto legale all'epoca, cioè il Movimento Giovanile, il Movimento Sociale Italiano, ma che vede protagonista a Rimini quel Nestore Crocesi che diventerà militante di ordine nuovo, cioè sostanzialmente L'idea che noi ci siamo fatti è che in realtà Savi militi in questa, fasce, in questa fase eh, giovane, per così dire, che di pochissimo precede il suo ingresso in polizia, che è di metà degli anni 70, eh, Savi eh, milita in un'organizzazione che è molto vicina a ordine nuovo, quindi molto vicina a militanze eh, neofasciste in qualche modo che saranno implicate nella strategia stragista che percorrerà eh, l'Italia in quel periodo. Allo stesso modo le stesse militanze noi ritroviamo in maniera meno accentuata ma eh, del tutto evidente per le testimonianze che renderanno le mogli, per, per alcuni elementi che si riscontreranno nelle stesse biografie dei personaggi, le ritroviamo anche negli altri due fratelli. Eh, un dato biografico che è significativo ripeto, rispetto al fatto che tutte e tre desiderano entrare in polizia, perché questi, questi movimenti neofascisti teorizzavano a metà degli anni 70 proprio l'entrismo cosiddetto, cioè entrare in polizia nella logica di avere poi dal, da dentro alla polizia elementi. Eh, come dire, di, di giovarsi di questo ingresso in polizia per la loro strategia, insomma, che ovviamente non, non c'era, non, non, non dico che i Savi nella metà degli anni 70 avessero in mente quello che accadrà dopo, no, i Savi entrano in polizia avendo in mente, secondo me, eh, cercano tutti di entrare in polizia avendo in mente questo percorso entrista proprio di queste organizzazioni neofasciste e poi manterranno, noi, poi come dire... Gli elementi biografici li abbiamo a Spezzoni, è un mosaico che cerchiamo di ricomporre e i frammenti di questo mosaico non sono tutti chiari nel percorso biografico dei Savi. Eh, sta di fatto che eh, come dire, da questo, questo è il primo elemento biografico. Poi ci sono gli elementi costituiti, che è l'elemento forse più grosso, costituito dalle tipo di azioni, dalle delle modalità delle azioni di cui vi ho detto sinteticamente, dalle tipologie degli obiettivi scelti. Perché come dire, il bilancio patrimoniale di questa banda è rispetto alla enorme quantità di delitti commessi: del tutto misero. Cioè non, come dire, esiste. Quindi è una banda che fa rapine e si finanzia, e, come dire, finanzia un vivere mediamente migliore del, di quello che consente uno stipendio da agente di polizia. Ma non, non è un vivere, come dire, non sono quelli che fanno le rapine perché poi decidono dopo tre rapine di chiudere la partita, di mettersi dalla polizia e andare in vacanza eh, a Santo Domingo per il resto della vita. No, non è questo il tema, certamente non è questo il terreno scelto dai Savi. E lo si capisce anche solo facendo questa commisurazione, così come lo si capisce di, 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 di evidenziando quella serie di obiettivi che loro mh, ferocemente... Ehm, operano, uh, scelgono sul territorio, che sono tutti obiettivi politici, che molto spesso sono obiettivi politici. Non mi riferisco tanto alla scelta delle COP come eh, luogo delle rapine, che pure potrebbe rivelare anche qui un, come dire, un obiettivo legato alla no notoria eh, provenienza di sinistra della strutture cooperative mh, dei, dei, degli ipermercati o eh, all'epoca dei supermercati. Eh, ma mi riferisco agli obiettivi direttamente politici, cioè loro fanno queste, alcune cose come gli assalti ai campi nomadi, come l'assalto, eh, come eh, alcuni omicidi extra comunitari, ma anche la stessa. Strage del pilastro si colloca nell'ambito di un obiettivo che è quello delle scuole romagnoli. All'epoca, nelle scuole romagnoli erano ospitati due o trecento extracomunitari e si colloca nell'ambito di una, cioè riescono con, le loro, con la loro ferocia a creare un dibattito politico anche su questi temi. Se uno esamina i conflitti che si creano anche all'interno della giunta di sinistra rispetto al problema dei nomadi. Creato paradossalmente da, eh, da una situazione in cui i nomadi erano vittime, ma si pensava che sono vittime di regolamenti di conti tra loro, quindi, come dire, Bologna diventa terreno di sparatorie. E dopo quello si parla degli immigrati, e immediatamente loro si propongono sugli immigrati, ma no? per capire le cadenze. Di queste, di queste scelte. La ferocia che loro hanno nei confronti de, dell'arma dei Carabinieri anche questa è coerente con la loro origine perché non dimentichiamoci che gli ordinovisti hanno, vi, hanno avuto eh, il loro, uno dei loro capi riconosciuti ucciso a Pian di Rascino nel 1974 quando il Pian di Rascino è un posto nell'Abruzzo ehm, sopra Roma insomma sostanzialmente nell'Abruzzo al confine con Lazio e era un posto dove facevano esercitazioni militari eh, in quegli anni e i carabinieri fanno irruzione. E, e, e quando, era, quando era presidente del consiglio Andreotti, ed è una delle ragioni poi di, dello scatenarsi della polemica diretta tra i neofascisti e lo stesso Andreotti, perché si ritiene che in qualche modo sia lui che dà il via all'operazione: fanno irruzione e uccidono eh, esposti ed altri mh, che. Eh, e forse alcuni altri neofascisti, ma soprattutto questo capo evidentemente significativo, mitico nella loro organizzazione, è un elemento che porta a ritenere che ci si debba vendicare. No, questo dico perché eh, la vita dei carabinieri è per loro la vita di tutti, ma considerando in qualche modo eh, come dire, il loro essere agenti di polizia, uno potrebbe pensare che cioè, stupisce il modo con cui si approcciano i carabinieri perché eh, quelli di Castelmaggiore vengono uccisi al momento in cui chiedono i documenti eh, la strada del pilastro è una strada in cui appena i carabinieri si mettono in moto e forse loro hanno il dubbio che eh, in qualche modo possano ostacolare eccetera vengono massacrati di colpi, no? massacrati di colpi. Poi cerimini, cerimini, no, mi fai bene a ricordarlo. Io, io, io sto andando a memoria, non ho avuto il tempo di ripassarmi, una, un, no, lo conosco molto bene il processo quindi riesco anche a memoria a ripescare degli elementi, ma, mh, quindi ci sono tutta una serie di elementi che depongono nel senso di ritenere che obiettivi politici ci fossero. Eh, era difficile in quel contesto per la Procura di Bologna, no, lo dico perché sono stato a fianco del Pubblico Ministero e con cui ho, come di cui non posso che come dire, avere elogi per come ha combattuto anche all'interno un po' del suo ufficio, eh, per le ragioni che vi dirò. Era difficile per la Procura di Bologna, ovviamente, in quel contesto, alzare troppo il tiro anche rispetto alle dinamiche, perché già era in difficoltà, perché ovviamente la procura di Bologna era su alcuni di questi processi, aveva investito moltissimo su altre piste, pensiamo alla strada del Pilastro, dove si era individuata la quinta mafia del Pilastro, i giovani, insomma, le varie famiglie, piccolo, piccolo criminali o piccolo medio criminali che erano state eh, ma così come come la stessa banda dei Catanesi, così com cioè, come dire, c'erano stati degli investimenti molto significativi e dovere ammettere che, e quindi c'era una componente della Procura che tendeva a, a cercare di salvare il salvabile, ma in probabilmente in tutta buona fede, prospettando un'idea di complicità tra la banda dei Savi e, e, questi, e questi criminali, come dire, un'idea del tutto bizzarra dal per chi conosceva le carte, ma che in qualche modo era motivata evidentemente anche dall'intimo convincimento che io non dubito questi magistrati del Pubblico Ministero avevano di aver percorso una strada giusta, quindi eh, accorgersi della, della frittata che era stata posta in essere no, è stato sicuramente molto eh, spiacevole. No, questo, di, questo giustifica il perché su tutti questi versanti non si sia, si sia mai tirato le fila come forse si poteva fare. Eh, a questo aggiungo un altro elemento che è non a caso eh, illuminato dal libro di Antonella, e cioè due elementi almeno. Questa inquietante presenza di Macauda. Eh, Macauda è un brigadier dei Carabinieri che opera dei depistaggi, anche questi molto mirati, perché opera un depistaggio clamoroso, in se, se ben ricordo, eh, come dire... Mh, fa, Mettendo dell'eroina e mettendo un libretto con dei conteggi sull'eroina, mettendo delle pallottole che sono uguali a quelle trovate dentro l'uno bianca abbandonata dalla banda della uno eh, che ha ucciso i carabinieri di Castelmaggiore, presso una famiglia di contadini, se non vado errato, testoni che sono vecchi militanti del Partito Comunista e che si trovano inchiodatissimi, cioè, l'eroina in casa, il. il il, il, un cliché di un, un, una cosa di appunti sul traffico di eroina ne nasce persino e la dice lunga sulla, sulla come dire, su come le perizie grafologiche bisogna, bisogna approcciarle. Ma chiunque fa il giudice ben lo sa, comunque, bisogna approcciarla attentamente, perché la perizia grafologica dà per certo che la grafia sia quell'idea quelli, perché, come dire, si è creato un meccanismo che ovviamente invita a. Eh, come dire, c'è un, un rullo compressore in inchieste di questo tipo che le rende un po' troppo sbrigative. Fino a che non si scopre che in realtà a fare tutto questo è a toma cauda, che è un brigadiere dei carabinieri del nucleo investigativo, quindi collocato in una posizione molto significativa, perché è quello che opera le indagini, che riferisce, che va, il quale è un siciliano di cui apparentemente non si sa molto e che tutto verrà liquidato con una condanna per calunnia significativa, ma che in qualche modo lo farà uscire di scena senza che mai e, e con ecco l'assunto che il movente è stato così farsi bello e protagonista. Un assunto per molti motivi non mh, credibile, senza che adesso possiamo ripercorrere il, il processo Macauda, nel senso che si può ritenere in realtà che Macauda avesse legami diversi e ulteriori proprio su questo versante. Così come eh, rimangono... Eh, Interrogativi eh, forti su queste rivendicazioni che fa la falange armata. No? Improvvisamente compare un gruppo che è autore di moltissime telefonate su moltissimi versanti. Eh, sì, non tutti ovviamente legati all'Uno Bianca. Autore anche di un omicidio, se non va derato un agente di custodia però potre... no, un omicidio, loro, credo che loro eh, rivendicano no. sempre sì. in modo superficiale e rivendicano però <coughs> in modo dettagliato, non utilizzando riferimenti di stampa l'omicidio di Mormile. Mormile di Mormile, sì, sì. eh, Quindi diciamo che si potrebbe anche io ricordavo questa storia di Mormile. Però diciamo che la Falange Armata è un gruppo anche questo sicuramente, anche solo come si capisce dalla denominazione, di ispirazione di estrema destra e che fantomatico, non fantomatico, rivendica tutti questi passaggi. Anche questo è un elemento, ma di questi pezzi del mosaico se ne potrebbero citare tanti, a me colpì molto per esempio l'accertamento che Roberto Savi era andato a un certo punto a Kinshasa, era stato un giorno, un giorno e mezzo, e quando gli fu chiesto eh, come mai si è andato a Kinshasa, lui, in modo evidentemente irridente, rispose: Ma dice, io sono andato a Kinshasa per vedere, vi faccio una vacanza, poi sono arrivato, non mi è piaciuto il posto, e sono tornato indietro. Okay, Figuriamoci: sono andato a Kinshasa per verificare se è bello il posto, e torna indietro. Eh, Kinshasa, no, dico questo perché Kinshasa è capitale dello Zaire. E siamo nel cuore dell'Africa, e l'Africa in quel momento è luogo di permanenza di molti esponenti dei servizi segreti implicati nelle stragi, nei depistaggi che vivono tra il Sudafrica lo Zaire la da Maletti. A, eh? Poi la Somalia. Sì, no, dico ci sono. Come dire, su questo punto si aprono tutti i scenari che. Come, come per esempio a un certo punto si scoprono una serie di corrispondenze che lui ha con. Mh, come dire, soggetti milanesi, corrispondenze che vengono accertate attraverso tabulati telefonici, se non vado errato, ma anche su questo poi l'indagine non, non si è saputo più niente e probabilmente non ha avuto. Eh, eh, questo si... Ai, ai trafficanti d'armi dell'Europa sì. orientale? S sì, oltre a problemi che, oltre a questi, a, a questi trafficanti d'armi dell'Europa orientale, che affiorano rispetto alle Vamicula insomma, e potrebbero essere questi, magari rimbalzare così più occasionalmente, però insomma, diciamo che eh, eh, questo ci porta a pensare che la vicenda è una vicenda che non si chiude insomma, solo dicendo è un gruppo di agenti di polizia che ha deciso di. Eh, proiettarsi sul crimine, come dire, cosa che c'è sempre stata. Ci sarà, perché ovviamente i agenzie di polizia non sono indenni come tutti noi, cioè così come esiste il gruppo degli avvocati criminali, poi esiste un gruppo degli agenti di giustizia criminali e il magistrato criminale che, 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 che collabora con la mafia, cioè non, non in questo senso non, nulla di nuovo sotto i Qui invece, probabilmente, come dire, questa cosa ha un inserimento un po' diverso. Ecco. E mh, è bene che di questo ne manteniamo memoria perché. E quindi in questo senso il libro colpisce nel segno perché in qualche modo questa, questo... Da, cioè non siamo di fronte alla solita... Io sono, sono un po' stanco mh, della ricerca del terzo livello, cioè, spesso, eh, come dire, in ogni, in ogni vicenda che si chiude, eh, cioè si può sempre dire che questa vicenda non si chiude qui perché c'è qualcos'altro. E abitualmente ne sono infastidito, da questa, cioè nel senso che penso che la logica del sospetto può andare avanti all'infinito, ma bisogna stare attenti a utilizzarla al, in modo inflazionato. Ecco, a me sembra che qui. Non sia la logica del sospetto, qui si prendono, si tirano le fila di una serie di elementi che rendono del tutto non convincente, quindi più che un sospetto danno una ragionevole certezza che la cosa non si chiude. E quindi un libro che rimette il dito su questa storia è benvenuto. No, non so, come dire, dopodiché, ci sarebbe un ragionamento culturale da fare sul rapporto verità storica e verità giudiziaria, nel senso che è ovvio che la verità giudiziaria è una verità. Eh, spesso necessariamente rimediata perché fa i conti con tutta una serie di fattori che sono magari contingenti, anche se, eh, come dire, mh, soprattutto mh, quando si è contemporanei, molto di più della verità giudiziaria spesso non si può avere. Perché non cioè, lo, no, lo dico perché, nella mia esperienza, la verità giudiziaria è rimediata, quella giornalistica è peggio. No, lo dico con tutto il rispetto della professione giornalistica, cioè perché. Quella, quella giudiziaria è rimediata, ma in qualche modo fa i conti faticosamente con dei costrutti probatori, con un interrogatorio incontraddittorio. Quella giornalistica a volte è invece spesso puramente suggestiva. E questo dico, spesso. Non sempre, quindi il ragionamento. No, lo dico perché quando si invoca una verità diversa e ulteriore rispetto a quella giudiziaria, normalmente si invoca la verità storica, che è una cosa un po' diversa, perché ed è giusto quindi conservare memoria. Perché gli storici si distanziano anche temporalmente e hanno altri strumenti e quindi magari le fonti aumentano no? nel corso del tempo ci possono essere fonti diverse. Ci saranno qui, non ne ho idea. Io mh, francamente non credo che da quel. Da quei testi, no? lo dicevo anche alla nostra amica che ovviamente è giustamente molto incuriosita anche di poter verificare atti del processo, eccetera, che sono visibili e sono ben lieto di, di collaborare con lei a farglieli vedere, ma penso che da quegli atti processuali molto più di quanto si possa spremere. Eh, non, non, non credo venga fuori cioè, potrebbe venire fuori eh, da altri versanti di indagine da altri versanti che però non, non so io non so indicare perché se non sottolineando le incongruenze che adesso in... quanto mi, quanto mi telefonano? io so questo io so quello l'ultimo che eh, ha delle prove su Mancini il famoso agente segreto per... però eh, infine parlo da Giovannini lo denunciamo, poi ci arriva dunque e traggono tutto. Quando ho deciso di, di iniziare a studiare la vicenda della Uno Bianca, eh, pensavo a torto di, di trovare una letteratura abbastanza vasta. Mi ero fatta l'idea che, che fosse stata documentata come la strage alla stazione di Bologna, come Piazza Fontana, come le versioni dei NAR a Roma. E ciò che mi ha stupito è che sostanzialmente c'è un solo libro. Serio e attendibile, secondo me, che parla del, della vicenda della, della Uno Bianca, che è un libro che è uscito a metà del 95, pochi mesi dopo l'arresto della, della banda. Mh, peraltro per uno strano compleanno, siamo proprio a, ai 13 anni giusti che hanno finito di arrestare i, i Savi e, e i loro complici. Eh, per cui, un, un libro scritto sicuramente molto di fretta, perché eh, Sandro Provisionato, che è l'autore di, di questo libro che si chiama Giustizieri sanguinari, deve, innanzitutto non aveva un percorso giudiziario su cui basarsi perché eh, i, i componenti della Bandella 1 Bianca erano, erano appena, appena stati arrestati. Per cui, ha dovuto fare un lavoro di ricostruzione di quello che è avvenuto prima degli arresti e cercare di presentare. Questi, questi fatti. Dopodiché, c'è stato sostanzialmente, eh, diciamo, almeno da un punto di vista della ricostruzione e della possibile interpretazione dei fatti, eh, un vuoto che è durato 13 anni. E ci sono stati un paio di scrittori di letteratura noir che hanno inserito nel loro, nei loro libri del, dei riferimenti più o meno forti ed espliciti alla, alla banda della Uno Bianca. Ci sono stati uno o due libri sul, sulla vicenda della, di, di due agenti di polizia, Baglioni e Costanza, che sono quelli che ufficialmente avrebbero arrest, a, a, sarebbero arrivati ad individuare i, i, prima Fabio Savi, a ruota suo fratello Roberto e, via di, e poi. Uh, via dicendo tutti, tutti gli altri e poi sostanzialmente non c'è stato niente questo mi ha stupito mi ha stupito perché eh, la vicenda del della, della della banda della 1 Bianca anche se come diceva Alessandro, ufficialmente non è una storia di terrorismo, nessuno li ha condannati per, per terrorismo, sono del, dei criminali comuni per, per la giustizia, cioè sono persone che sono state riconosciute colpevoli di una serie di, di, di rapine, di cioè una serie di azioni, sono 103 le azioni che commettono in, in più di sette anni di attività. E, però uccidono 24 persone in questo, in questo percorso, uh, ne feriscono 102, e a mio avviso questo si chiama strage. Una strage che ha attirato meno l'attenzione rispetto a quello che siamo abituati a pensare, cioè una bomba in una banca, una bomba in una stazione, una bomba su un treno o su un aereo. Per, per arrivare a riferimenti più, più recenti, fa. Molti morti tutti insieme, di conseguenza anche quell'enfasi giornalistica che la regione ha ragione Alessandro a dire che spesso è suggestiva e si basa più sui si dice, cioè sulle voci che si raccolgono che su, sui fatti, eh, è mancata comunque alla, alla, alla vicenda del, della Bandella 1 della Bianca. Invece, questa è una storia che incute terrore. Pensiamo semplicemente al, a, al colpo alle, a, a un ufficio postale che fanno, utilizzano dell'esplosivo. Dell e fanno 45 feriti in una, in una, eh, in una, volta, in una volta sola, peraltro anche sull'utilizzo di, di, cioè sulla costruzione, sul diciamo sbaglio che i, i, questi, questi delinquenti fanno nel, nel far esplodere l'ordigno, ci, ci sarebbero delle cose da, da dire, però è una strage ed è una strage ed è una storia. La storia di una strage che a Bologna è ancora una ferita aperta. Adesso che, eh, soprattutto nel, nell'ultima fase di, di lavoro su, su questo libro. Io quando ho, non sono bolognese di origine, anche se ormai vivo a Bologna da diversi anni, eh, per cui molte delle persone che Simona, Alessandro, Rosanna e molti altri possono conoscere, io non le conoscevo e ho voluto non conoscerle fino alla fine, queste, queste persone, perché io nel momento in cui mi sono, ho apprezzato questo argomento volevo basarmi non sulle opinioni della gente ma su quello che in tribunale era stato, era stato ricostruito, andare poi a leggermi i, gli atti per cui io per molto tempo, per, per, per un anno e mezzo circa, ho lavorato nel più assoluto silenzio nella più assoluta solitudine, studiando come farebbe uno storico uh, su, su documenti tutto, tutto quello che era stato, era stato possibile eh, ricostruire. Invece, diciamo, nell'ultima fase, eh, e poi con, con l'uscita del libro, ho cominciato a parlare con le persone. E, e mi capita, eh, per esempio, mh, Simona è stata abbastanza illuminante da questo punto di vista perché inizialmente quando le chiedevo ma quegli anni ti ricordi tu lavoravi in questura, lei con, veramente con molta fatica, quasi fosse un trauma rimosso, ha cominciato a raccontarmi del, delle rapine su cui interveniva. Però per esempio una sera mi, mi ritrovo a chiacchierare con una persona che conosco da, da un po' di tempo e mi, mi dice di essere la figlia. Dei, della, dei due negozianti che per primi sono entrati nell'armeria di Via Volturno dove i fratelli Savi hanno ucciso eh, Lician Saloni e, e Capolungo. Per cui mi racconta lei cosa sentiva in casa, le dichiarazioni dei, dei suoi genitori. Poi una sera conosco un collega di Simona che mi racconta che... Per puro caso, quella sera non è arrivato prima di una, di una gazzella dei carabinieri, eh, dando il tempo ai Savi di, di, di scappare per cui se lui fosse arrivato due minuti prima i Savi fossero stati ancora all'interno di quel distributore, lui era un collega, li conosceva e, 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 ed è ancora molto intimorito da quello che sarebbe potuto succedere se lui avesse accelerato un po' di più quel, eh, con, con la, la volante del, della polizia. Oppure mi, una sera parlando con con un'amica, eh, lei mi ha raccontato che era davanti, stava passando al, davanti alla Coppa di Casalecchio di Reno quando c'era stata la rapina in cui viene, ucciso, viene uccisa poi una, una guardia giurata, Carlo, Carlo Beccari, per cui mi descriveva effettivamente come faceva a passare di fronte al, al parcheggio della Coppa mentre stavano sparando, lei che si era in, inabissata nella macchina, era più pericoloso fermarsi che continuare, per cui sperava che nessun proiettile vagante riuscisse eh, a la, la raggiungesse. Per cui è una storia assolutamente viva, la gente ne parla, la gente la, la ricorda, però eh, eh, c'è poco che la racconta. Eh, io con questo libro non ho voluto dare delle risposte a questa, a questa vicenda, semmai ho voluto crearmi delle domande. Eh, quando ho iniziato a leggere, a leggere documenti, fascicoli, eh, memorie, eh, ciò che mi, mi dicevo è se effettivamente, come, come sembra a me. In questa vicenda ci sono dei nodi ancora... Non risolti, non chiari, queste cose dagli atti devono, devono venire fuori, dalle ricostruzioni devono venire fuori. Effettivamente è così. Questo non vuol dire che eh, il, il dottor Giovannini, la, la corte che poi ha condannato i Savi, perché comunque ricordiamoci che sono quasi tutte persone all'ergastolo tranne, tranne uno, e che eh, al di là di uscite folcloristiche come la, la richiesta della, della grazia da parte di, di Roberto Savi, non, ancora non hanno diritto ad alcun beneficio di legge, per cui sono. Sono ancora in carcere, peraltro in bracci speciali, mi spiegavano perché non, non possono, eh, insieme ai pentiti di mafia, insieme ai pedofili, cioè comunque eh, in, in aree particolari perché non, non è il caso che abbiano a che fare con, con, uh, con, con, altri, con altre tipologie di, di detenuti. E per cui, io credo che in quegli anni la, la magistratura che si è, si è trovata in mano, una banda di sei persone, di cui cinque erano agenti di polizia che doveva smontare i processi precedenti perché appunto ci sono più di 170 persone che vengono eh, incarcerate e in molti casi condannate. Si parla di più di 300 anni di carcere che vengono combinati in, in totale alle persone che eh, erano state accusate di far parte della banda della, della regata, della banda della co, delle COP, del clan dei catanesi, del, del, della quinta mafia. È stato fatto quello che si poteva, tanto che i criminali oggi sono, sono in carcere. Eh, Apro una parentesi, ad agosto dell'anno an, dell prossimo uno di questi pol, ex poliziotti, eh, Pietro Gugliotta, avrà finito di scontare la sua pena, per cui potrà, tornerà in, in libertà. E io credo che eh, seguire la, la, il futuro della, della, della vita carceraria di queste persone potrà eh, darci darci del, delle suggestioni su quello che, che, hanno, che hanno fatto. Uh, un, una particolarità, Fabio Savi per esempio è stato intervistato da una giornalista televisiva che mandò in onda in due puntate una, uh, questa intervista che io ho ritenuto agghiacciante per, uh, per la, la tranquillità con cui quest'uomo quest parlava di, di omicidi assolutamente efferati. Uh, incontrare Roberto Savi in carcere invece pare che sia impossibile, nel senso che per diversi eh, giornalisti in questi anni hanno cercato di, di incontrarlo e nessuno ha mai, ha mai potuto parlargli. Questo è strano, nel senso che comunque i detenuti possono incontrare i giornalisti, a meno appunto che non, non venga applicato loro qualche, qualche regime particolare, ma, ma non è questo, questo il caso. E queste sono persone che comunque, eh, poi magari Alessandro mi, mi correggerà se dico delle cose dal punto di vista giudiziario scorrette, sono delle persone che non sono come eh, le, non so, i narromani, a parte che sono fuori in questo, in questo momento, comunque persone condannate. Per, per, per atti di terrorismo condannati per strage, queste persone sono state condannate per rapine e omicidi. E per cui se a queste persone in futuro non venissero applicati dei benefici di legge di cui forse potrebbero avere, potrebbero avere già diritto, io credo che un'interpretazione a questo fatto potrebbe, potrebbe essere data. Magari invece i permessi verranno, verranno accordati e allora in quel caso eh, torneranno... Torneranno non liberi, però potranno, potranno in qualche modo eh, lasciare il carcere. Eh, questa è una storia che va approfondita, eh, va, va continuata. Io per esempio sono particolarmente contenta poi di aver conosciuto Simona, Rosanna, Alessandro. Che, eh, perché io non considero finito il mio lavoro con questo libro, io voglio continuare ad andare avanti. Questa è stata una ricostruzione in cui ho cercato di mettere insieme tutti o comunque i più focali dei fatti del, che, che, hanno, che hanno riguardato que, questa banda e cercare di andare avanti. Per esempio appunto, anche seguire la, la, la vita carceraria di queste persone eh, per, per vedere quale, quale sarà il loro futuro e che interpretazioni si, potrà, si, si, potranno, eh, si potranno dare. Eh, non è eh, come, come già dicevano, si diceva in precedenza la, la solita eh, storia in cui si, si vuole inserire un compromesso lottismo uh, sterile, allora c'erano i servizi segreti, c'era Gladio, c'era effettivamente in questa vicenda ci sono degli elementi tutt'altro che tutt'altro che chiari di cui ha parlato parecchio Alessandro prima. Uh, Torno a raccontarvi che per esempio la, la vicenda della Una Bianca, si è già una vicenda molto simile, si era già verificata in Europa eh, pochi anni prima, dal, dall'82 all'85 in Belgio. C'è una banda, anche in quel caso, di agenti di polizia che, eh, che uccide, colpisce quasi esclusivamente i supermercati, quasi esclusivamente di, di una catena. Eh, spargono talmente tanto terrore che addirittura le forze armate presidiano i parcheggi dei, 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 dei supermercati, c'è cioè, uno stato di guerra in, in, quel, in quel periodo. In quel, in quel caso, anche in quel caso furono, furono arrestate le persone, il capo della banda non poteva raccontare tutta, tutta la vicenda perché... Almeno ufficialmente si suicidò nel, nella, sua, nel, nella sua cella. Peraltro, si suicidò con un cortone del telefono all'interno del, della sua cella. Per cui, generalmente, i detenuti non hanno il telefono nel, in, in carcere. C'è il ruolo di Macauda, c'è l'attacco ai carabinieri. I carabinieri, che peraltro <ride> in quegli anni eh, erano uscite delle inchieste giornalistiche, in quel caso fatte, fatte bene, che erano una di Repubblica e una di. di di epoca che cercavano di capire cosa stava accadendo all'interno dell'arma dei carabinieri, in quegli anni, era la fine degli anni Ottanta, non si sapeva ancora che per esempio quelli della Uno Bianca fossero dei poliziotti o comunque non, si, mh, non si, si sospettava nemmeno che potessero essere appartenenti o ex appartenenti alle forze dell'ordine e due, queste due testate giornalistiche eh, uscirono con, con delle inchieste, una che si chiamava gli infedeli dell'arma per, per Repubblica e, e Epoca che invece la, la, la chiamò questa questi, Inchiesta, ma le merita, parafrasando la benemerita, che è il modo in cui vengono chiamati anche i carabinieri. E, e si vede come ha iniziato: cioè il, il club poi lo si raggiunge con l'eccidio di Bagnara di Romagna nel, nel novembre del, dell'88. Cinque carabinieri morirono per colpi d'arma da fuoco, peraltro con una potenza di fuoco piuttosto, piuttosto impressionante ehm, all'interno della, della loro caserma. Eh, immediatamente intervennero. Intervennero inizialmente i carabinieri di una, di una stazione vicina, dopodiché arrivarono i servizi che chiusero tutto eh, e la tesi ufficiale fu quella di un raptus di follia di uno di questi carabinieri che uccise, più che, il termine giusto è massacrò i, i colleghi e, e poi si, si suicidò con un, un colpo d'arma da fuoco. Ecco, io per esempio sono entrata in contatto con la famiglia di uno di questi, di questi carabinieri uccisi, peraltro il comandante, quello che si presume venne, venne ucciso per primo, che non credono i familiari non credono ancora oggi che eh, le cose siano andate effettivamente così loro eh, ammettono di non aver avuto la forza di Rosanna e della, degli altri familiari della, delle vittime della banda dell'Unione Banca se si costituiti in associazione però sono ancora oggi alla ricerca di, di risposte eh, Bagnara di Romagna è stato dicevamo, il clou ci fu Alfonsine in cui c'era una banda di eh, carabinieri taglieggiatori dei, degli imprenditori agricoli in quel caso finì a scontro a fuoco tra carabinieri buoni, chiamiamoli così, carabinieri cattivi, e un carabiniere buono venne, venne, venne assassinato. Uh, questi sono fatti che non c'entrano direttamente con la banda della Uno Bianca. C'è cioè stata anche una commissione. Um, una commissione d'inchiesta, la commissione stragi che ha cercato, eh, interrogando poi il comandante dell'arma dell dei, dei carabinieri, di capire perché ci, furono, eh, perché ci furono queste vicende, se potevano in qualche modo essere ascritte, sono state dette una serie di stupidaggini che, eh, come, che i carabinieri di Bagnara di Romagna avrebbero, sarebbero stati eh, in corrispondenza di un nascondiglio di Gladio, nascondevano le, le armi però erano, e che i, i, i savi andavano a prendere. Sostanzialmente una stupidaggine non, 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 non suffragata da fatti, però le forze armate, le forze dell'ordine in quegli anni avevano tutta una serie di problemi tanto che eh, per esempio l'allora comandante generale dell'arma dell dei carabinieri che era Iucci che attualmente ho, ho cercato informazioni eh, dovrebbe essere consulente per il ministero dell'ambiente qualcosa del genere in Sicilia eh, cercò di eh, dire arruoliamo tanta gente eh, qualche, qualche mela marcia c'è eh, un crescendo di violenza tra i carabinieri che poi fino a una, una rapina che anche in quel caso finisce a scontro a fuoco tra carabinieri buoni e carabinieri cattivi a Vercelli, fa effettivamente esplodere la situazione tanto che si arriva a una manifestazione pubblica del cocciere dei carabinieri che ha una sorta, seppur il termine è proprio di sindacato e addirittura i sindacati di polizia in quel caso cominciano una battaglia eh, insieme ai carabinieri per cercare di, di fare indagini interne, di migliorare la vita del... del per cui eh, cioè, l'obiettivo che mi sono posta è cercare di ricordare quello che è successo a Bologna, in, in Romagna, nel, nelle Marche in, in quegli anni, perché se ne parla molto poco. Una cosa che ho visto è per esempio che i politici intervengono molto alle commemorazioni ufficiali dicendo tante cose eh, molto e poi, poi scompaiono um, quando, quando gli si cerca di ricordare loro che hanno fatto del, delle, affermazioni, del, delle affermazioni pubbliche e di dare anche la lettura di un periodo. Un periodo che sostanzialmente viene descritto rispetto al decennio precedente come un periodo tranquillo, in cui non succedeva niente, in cui tutti erano contenti, in cui si, si bevevano un sacco di aperitivi e il massimo della trasgressione era qualche. Qualche, un, po', un po' di droga che, che circolava, però eh, il, eh, il, tutti dovevano arricchirsi, tutti dovevano essere belli, dovevano, eh, in, que, in quegli anni scompare la parola terrorismo, c'è qualcuno che vuole far finire la storia delle Brigate Rosse nel, nell'82 con una serie di, di arresti eccellenti, eh, però ricordiamo che le Brigate Rosse tornano ad uccidere, peraltro proprio a Bagnara di Romagna nel, nell'88 Ruffilli che... Eh, per cui c'è una, diciamo, una sorta di terrorismo, se non, sim, se non identico a quello del, del decennio precedente, sicuramente terrorismo nei fatti è, la gente aveva paura, ave, era terrorizzata in, in, in quegli anni. Eh, anche perché non, non c'era logicità nella scelta dei, del, delle vittime, appunto, non era un, un regolamento di conti tra uh, bande criminali in cui, tra, in una sparatoria, per sbaglio ci scappa l'effetto collaterale, cioè ci scappa il, la vittima collaterale, come può accadere in, in regolamenti di conti di mafia camorra. In quel caso si, si, dei carabinieri di pattuglia venivano sterminati, potevano, ne sono stati uccisi cinque, potevano essere tranquillamente otto e per un colpo di fortuna non sono diventati otto, poteva essere l'immigrato, poteva essere la persona che passava di lì casualmente, che era lì casualmente come eh, primo, primo Zecchio, come Massimiliano Valente, che mh, leggendo gli atti è, è una del, delle vicende secondo me più commoventi di, di questa vicenda. Massimiliano Valente era un ragazzo, aveva poco più di vent'anni, quella mattina c'è una, una rapina a Zola Predosa, mi sembra, sì, e loro, la, la rapina è perfetta, loro entrano, non sparano un colpo, si portano via una badilata di, di soldi, fuori c'è l'auto pronta a a portarli, portarli via, cioè come dovrebbe agire un rapinatore? Per processo diranno che non avevano intenzione di ucciderlo, ma semplicemente di abbandonarlo in campagna, cosa assolutamente non credibile, perché eh, se, se l'auto eh, non poteva portare da nessuna parte l'auto che loro stavano cambiando perché era rubata, eh, di fatto questo, questo ragazzo li aveva, visti, li aveva visti in faccia e non poteva rimanere, rimanere vivo. Loro lo portano in aperta campagna e lo giustiziano come se fosse stato. una Uh, un cane da, da, da abbattere, anzi con molta meno pietà, nel senso che loro non hanno pietà in quello che fanno, loro uccidono, uh, uccidono senza motivo, cioè, eh, diciamo, le vittime, eh, i potenziali testimoni che loro uccidono, uh, non, non, potev non potevano collocarli, cioè non potevano farli salire a loro, neanche se avessero testimoniato, perché in un caso ave erano, avevano dei passamontagna, in un altro caso avevano delle auto rubate, in in altro caso la targa era parziale ma comunque apparteneva ad un'auto rubata, per cui erano vittime che venivano lasciate sul terreno senza, senza alcun, alcun motivo. Uh, nei giorni scorsi ho parlato un paio di volte con il, il, il dottor Giovannini che è stato il magistrato, che il pubblico ministero che ha presentato l'accusa contro, contro i, um, i fratelli Savi e, e i loro complici e lui ha, ha avuto... Secondo me l'espressione più, più azzeccata è definire questa vicenda come un incubo collettivo, peraltro cercando anche di dare un'interpretazione al fatto che non se ne parli più, che come incubo deve essere, deve essere accantonato perché la vita deve andare, deve andare avanti. Io credo che, uh, anche senza forse mai arrivare effettivamente alla verità definitiva sul, sulla banda delle Leone Bianca se c'era questo terzo livello, se erano infiltrati dai servizi, se, eh, se erano uh, pilotati da qualcuno, o qualcuno, io credo che sia, sia questa l'interpretazione più corretta: ha approfittato del fatto che ci fossero delle persone che si macchiavano di, di reati così, eh, così gravi, eh, però è una del, delle storie da incubo del, che si è giocata tra gli anni 80 e gli anni 90, che sono stati poi anche a livello sia locale che nazionale che internazionale del, degli anni particolarmente delicati. Abitavo e abito tuttora a un chilometro da dove abitavano i Savi. Lavoravo a Casalecchio a 200 metri da dove è morto Beccari e non ero un bambino perché io sono del 62 e allora. Ero un adulto. E come? Perché a me è venuta più paura adesso a leggere questo libro che allora? Cioè adesso pensare che io, ognuno di noi allora, avrebbe potuto essere il marito della Signora. Cioè io, i giornali li leggevo, si sapeva quello che succedeva. Io, quando ho finito questo libro, la mattina dopo sono uscito alla fine di, della mia strada che è una strada chiusa, ho visto una macchina della polizia, a me sono venuti i brividi, perché ho pensato allora noi giravamo per le strade, forse tranquilli o no, forse era una leggerezza mia probabilmente. Realmente che cosa c'era nella nostra testa allora? Cioè Se adesso non vorrei fosse retorico pensare che di un delitto qualsiasi, fra virgolette, se ne parla ore e ore e ore sui giornali, allora se ne parlava nello stesso modo? Fino a che non hanno ucciso mio marito eh, non avevo paura neanche io, ma dal 90, che erano fino al 94 che non ne appena le garantisco che c'era il terrore. Con chi ne parlavo tutti mi dicevano, oddio. Oh io non mi azzardo andare fuori la sera perché era così, la gente, a parte che c'è stata una diatriba tra il sindaco in Beni da allora e il prefetto Rossano perché il prefetto Rossano diceva perché il comune ospitava nomadi e quant'altri ed era per quello che aveva aperto la città, mentre invece dopo quando si è saputo che era una banda di poliziotti, quasi tutti, in beni disse con il prefetto Rosana ha visto che non c'entrava io perché lui l'attaccava sistematicamente tutte le volte che succedeva qualcosa l'attaccava dicendo se lei non dava ospitalità agli extracomunitari o ai nomadi probabilmente questo non sarebbe successo perché questa era la teoria della prefettura e io eh, scusatemi ma ero in mezzo perché nel 90 uccisero mio marito uno mi tirava da una parte, e uno mi tirava dall'altra, cioè in beni diceva: Guarda che non c'è tutto. Probabilmente l'incoscienza dell'essere troppo giovane. Ecco, probabilmente sì, perché guardi, io le garantisco che mia figlia, dopo che è stato ucciso mio marito, era giovane, perché aveva 23 anni, però da allora ci si è resi conto, perché ribadisco, lei è stato fortunato, tra virgolette, che non è successo niente, perché poteva succedere a tutti, cioè non è che. Certo. perché loro prendevano indiscriminatamente tutti quelli che, che potevano, perciò di conseguenza. E così. Io ringrazio Antonella perché con questo libro se ne riparla ancora. Perché io sono andata a parlare nelle scuole a dei giovani, tutti credevano che la Uno fosse, gli assassini della Uno Bianca fossero delle Brigate Rosse. Di conseguenza, eh, io ho dovuto spiegare. Scusa sì. <ride> Simona perché io capisco che alla polizia tutte le volte che io spiego che erano dei poliziotti questi ragazzini ma come? Ma, ma, dico, non vi, dove, vi dovete fidare adesso dei poliziotti perché per cinque poliziotti no, no, non è detto che di tutta l'erba si deve fare un fascio ragazzi, dovete cercare però... Eh, rimangono perché non, eh, io sono andata anche eh, alla commemorazione della guardia giurata di Rimini e c'era l'Ada di Campi, la, la, la poliziotta ferita. Eh, eh, sei risentita perché hai detto tu Rosanna hai parlato male della polizia. Io non dico se ti sbagli perché io non parlo mai della polizia. Io ho degli amici in polizia, dico io parlo di quegli poliziotti, non della polizia, perché sarebbe assurdo dar la colpa a tutti i poliziotti quando so benissimo che tra di voi ci sono delle persone serie, brave e, e in dubbio che ce ne saranno ancora perché sono dappertutto. Perciò non credo che... che, che però insomma io spero... Che, che non si ripeta mai più una cosa di questo genere. Che ci, ci stiate un po' attenti. Perché ecco, io spero lo continuo a dire a quest'ora, lo continuo a dire a tutti, perché questa è una cosa, perché questa è stata una cosa veramente ignobile, perché quelli che ti dovevano difendere hanno ucciso. Ecco. Tra me e Simona c'è un rapporto di amicizia piuttosto profondo, per cui siamo molto franche quando, quando ci parliamo. e un po' di tempo fa, qualche settimana fa, c'è stata una puntata di Blu Notte di Lucarelli su Genova, sui fatti di Genova. Lei non l'ha vista, io sì, per cui eravamo d'accordo che io gliel'avrei raccontata. Lucarelli è stato molto bravo a raccontare, io non ero a Genova in quei giorni, però c'erano dei miei cari amici, persone degne di fiducia, che mi hanno raccontato delle cose assolutamente raccapriccianti. E lei, ci siamo viste la sera dopo, mi ha chiesto com'era la puntata di Lucarelli. E io, francamente, le ho risposto, guarda, la puntata di Lucarelli era che se tu uscivi dopo averla vista, Avresti preso a pugni il primo poliziotto che eh, incontravi, perché eh, le forze dell'ordine hanno dimostrato una tale violenza che, eh, che da lasciare assolutamente alibiti. Chiaramente non stiamo dicendo che. Tutti i poliziotti e i carabinieri fossero que come quelli di, di Gian, così come eh, le, le ho detto più di una volta: guarda, io vorrei eh, quasi che ci fosse un terzo livello dietro la, la banda della, della, della Uno Bianca, perché colpire per così tanto tempo senza che nessuno arrivi mai addosso a queste persone, forse c'è da avere più paura di chi sta fuori rispetto a chi, a chi sta dentro. Anche perché scrivendo questo libro io ho fatto un po' un paragone con le bande dei guesser con la Magliana a Roma, con, insomma con i vari fenomeni di gangsterismo che ci sono stati in Italia e sono stati tutti molto più brevi come, come, come esperienze. E anche laddove, come nel, nel caso della banda della Magliana, la cosa si è, è protratta per, per parecchi anni, gli investigatori sapevano sempre chi avevano di fronte, cioè era, una, eh, era un, un, chiamiamolo, tra virgolette un gioco tra l'investigatore e il bandito quello di non farsi prendere di, di scappare, di fare il colpo anche se, se l'ha ricercato invece qua non si saprà mai assolutamente, assolutamente niente detto questo io mh, sono contenta di, di avere conosciuto persone come te eh, come Maurizio Matrone eh, che è un poliziotto scrittore come persone che stanno all'interno dell'arma dei carabinieri che vogliono capire perché persone come loro eh, permettono di avere fiducia nel, nelle forze, forze dell'ordine. Eh, cioè, non bisogna avere, cioè io ritengo che sia molto importante e che poi sia molto importante che ci siano persone come te che decidono di andare a mettere in, il naso nei fatti più, più oscuri. E, e forse anche laddove non sono collegati con, con la vicenda direttamente con la vicenda della banda luna bianca. Parlavamo per esempio degli allegati della relazione serra, in cui si parla sostanzialmente di eh, cose un più o meno pettegolezzi da corridoio piuttosto che condotte di, 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 disinibite. Cioè, avere, sapere che ci sono persone delle forze dell'ordine che vogliono affrontare questi fantasmi e andare a, 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 a stanarli, eh, si vedrà in futuro in, in che modo, eh, è importante per i fatti della Uno Bianca, per Genova, ma per, per altre, altre vicende che hanno riguardato le forze dell'ordine. No, io esprimo una parola d'ottimismo, cioè nel senso che una vicenda del genere non è riproducibile, ma nel non nel senso che non ci possono essere agenti di polizia che si mettono a fare in due rap una rapina, due rapine, che non ci possono essere. Già i fenomeni di violenza di polizia, anche eh, significativamente disturbante, per usare un, un eufemismo, come quelli del G8 di Genova, appartengono sempre a una storia di violenze di polizia che quando si esprimono nella dinamica di una manifestazione di piazza hanno sempre avuto caratterizzazioni che vedono eccessi, vedono ferro... benissimo. Qui invece siamo in una situazione diversa, per questo secondo me è riproducibile, perché ripeto una banda di agenti di polizia che non diciamo le cose che ci siamo detti già e che si esprime per un così lungo periodo di tempo, tanto da... Pensare che questa garanzia di immunità loro derivi non solo dal fatto che sono agenti di polizia, quindi sanno come comportarsi sul territorio, eh, ma anche dal fatto che hanno legami che gli consentono di evitare indagini su di loro è una cosa, secondo me, che appartiene al, al pre-89. Cioè per quello la radico in, cioè la radico in un'Italia che fortunatamente come dire non, non credo ci sia più. Cioè appartiene a quell'Italia che nasce nel conflitto. Est ovest, capito? Ha le sue radici lì, poi ovviamente continua fino al 94 e magari ancora adesso ci sono frattaglie di quest'Italia che proseguono. Però non, ve non vedrei la possibilità di riprodursi, ripeto, non di fenomeni delinquenziali singoli o di gruppo che, che appartengono alla storia, eh, di possono appartenere alla storia della polizia o dei carabinieri come la storia di chiunque, di, di tutti i settori della società che sono infiltrati eh, da elementi di questo tipo, dico infiltrati. Che che vedono partorire elementi di questo tipo insomma. io mi ricordo un episodio nel 1990, pochi giorni dopo la morte di tuo marito, io stavo facendo un corso di aggiornamento e durava qualche mese e quindi ero alla scuola Polfer di, di Bologna vivevo lì in caserma eh, ci raccolsero tutti nell'aula nell magna perché fecero un aggiornamento professionale collettivo ed erano lì presenti eh, l'allora capo della, della mobile e il vice capo della mobile, non faccio nomi, tu sai chi sono. E, io, eh, visto che si, si finì per parlare, visto che era morto proprio due giorni prima tuo marito, eh, si finì per parlare di quell'omicidio. Mi alzai e dissi: Ma secondo voi non c'è un collegamento tra ehm, tutti questi, tutte queste rapine e l'omicidio di Primo Zecchi? E risposta: assolutamente no. La, la mia domanda era data semplicemente, e qui rispondo a te, da quello che si era letto sui giornali. Parlavano di uno basso e di uno alto, della, della violenza con cui uccidevano le persone e di questa uno bianca che compariva spesso. Voglio solo dire questo. Io auspico quindi una maggiore capacità da parte degli investigatori. Ecco, è chiaro, basta. Piano, per quello dico le coperture, perché non dimentichiamoci che i giornali avevano... All'epoca segnalarono, ma anni prima della loro scoperta, eh. che c'erano delle modalità con cui loro eh, mettevano dentro, eh. le, le, dentro la macchina le persone, che fu tra l'altro individuata proprio nel caso di Valenti o comunque. Sì, certo, perché cioè perché... loro facevano il gesto sì. che tipicamente è il gesto che fa un agente di polizia quando eh, per, per, per qualcuno mette, mette qualcuno nella volante perché lo ha fermato, arrestato. Sì. Quel gesto eh, fece eh, un giornalista lo notò e scrisse ma. Eh, è un gesto significativo, quindi avrebbe dovuto immediatamente innescare un meccanismo. Non parliamo lì poi, c'è una storia degli AR-70, <ride> sì, certo. di questo fucile mitragliatore. Insomma, senza entrare nei particolari dell'inchiesta, ma sì, c'è. Cioè, ci fu un problema stato investigativo stato. gravissimo. Mi dica a me in piazza per la festa della polizia e della prefettura, signora Zecchi, si rassegni, gli assassini di suo marito non verranno mai fuori? Pesano, io sono andata dal capo della polizia di Gennaro, allora le dice: Se Pesano resta a Bologna, succede un pandemonio. E lo mandarono via subito. E lui non torna a Bologna. Perché uno che era. lì erano i suoi subalterni, poteva immaginarselo, insomma, va Però dall'interno, qual è stata la scintilla che ha fatto capire che erano. Sono stati Beh, due. Beh, sono due di lì, 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 non dall'interno. È, di lì, lì, lì. è complesso. È complesso. Eh. eh. No, sono due di Rimini che a Rimini si costituisce una piccola squadra, questa è la storia ufficiale, il PM costruisce una piccola squadra, questi due casualmente sono, individuano una, una sede di una piccola banca e sulla base di statistiche anche ragionevoli dicono che potrebbe essere, frutto, potrebbe essere questa, la prossima rapina. Allora si piazzano, vedono compassare una macchina che... Sì, che ha un'area sospetta, la seguono e casualmente, attraverso una serie di meccanismi molto singolari, questa macchina li conduce alla casa di Roberto Savi, di dove ha, ha, Savi. Di, scusa di Roberto, di Questo Fabio Savi, sì, sì, che stato non è il, il, il poliziotto. Dopodiché, sulla base di una serie di eh, intercettazioni su Fabio Savi, risalgono. Ovviamente, una volta trovato l'anello, dopo ricostruisco tutto. La cosa parve singolare, ma loro, eh, Baglioni e Costanza, che è il nome di questi due agenti, che si sono quindi presi il merito, giustamente, se la cosa è andata così, di questa individuazione, ma si è sempre pensato, per come è stata raccontata, che l'individuazione è fatta di troppe coincidenze, non solo la, co la prima coincidenza, che è il fatto che tu individui l'agenzia, la, la, e questo può essere ragionevole, ma non li prendono quando stanno per... Ma Vedono passare una macchina, la seguono, quella macchina non è neanche la macchina ah, di... Ma non è guidata da Fabio Sarri, ma, ma non non è guidata da Fa... no, di... no, cioè... Fabio eh, Sarri... Ma hanno sbagliato il colore. Comunque guarda... Loro sono venuti in tribunale e hanno detto che era una macchina bianca, proprio, no, una, una macchina azzurra e poi mi ha detto che io non ho mai avuto una macchina. macchina azzurra. Loro dicono che si erano insospettiti perché la targa era sporca di fango, però non sembravano schizzi ma qualcosa di coperto. Sì, quindi la vanno, la, diciamo, molto avventurosa la costruzione. Il dubbio che tu hai è che ci sia, che improvvisamente vengano scaricati e qualcuno dei servizi che prima li copriva decide di scaricarli, quindi in bocca. Magari questi giovani agenti e gli dà un'indicazione su Fabio Savi. E allora, ovviamente, certo. loro questo non possono, non possono dire la fonte. Bambini. No, questo è più che comprensibile. Fa arrivare tutto questo anche ai falsi testimoni che avrebbero visto persone mai state imposte. In... Sì, poi c'è tutta la, la fase dei, dei, Agata, dei, sì. del, dei, dei finti super testimoni. Che... No, vabbè, ma lì, lì però, lì, lì, questa cosa è un'altra storia, sì. appartiene alla prima storia, cioè al modo sbagliato con cui si facevano le indagini. Sì, 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 sì no. Cioè, questa appartiene alla prima storia, cioè appartiene a una storia che richiederebbe una lunga riflessione, ma è diversa.